Ciao a tutti, questo è un video haul. Ho fatto un po' di shopping dai cinesi, quindi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto. Sono per lo più cose autunnali. Ovviamente le cose non le ho messe abbinate, cioè le metto così a caso giusto per farvele vedere, ecco. Dunque, allora, questi jeans neri molto aderenti, e sul fondo hanno questa cerniera. Questi costavano 23,99, ma c'era il 20% di sconto. Poi questo maglioncino con lo scollo a barca, con queste strisce sulle maniche, corto. Questo è costato 15,99. Quest'altro maglioncino molto carino, secondo me. Questo non trovo l'etichetta, eccola. Questo è costato 14,99. E poi questi pantaloni con tutti queste toppe, strappi. Sotto c'è una specie di pizzo, borchie, perle, insomma sono un po' decorati, diciamo. Dietro sono così, e costavano 11,90. Poi questa camicia, che in realtà è un body, che cavolo è l'etichetta? Questa ok, non c'è più il prezzo e non mi ricordo quanto l'ho pagata. E poi questa gonnellina, questa costava 7,90. Poi questo chiodo in finta pelle, tutto borchiato, e questo, se non sbaglio, l'ho pagato, vediamo un po', 29,90. E questo giacchetto super lungo a mo' di felpa, questo costava 19,99, col cappuccio, le tasche. E ultima cosa, dai cinesi ho preso questi leggings a 9,99 €, e molto semplici, ma li ho presi più che altro per andare al lavoro. Poi ho preso due cosine da Alcott, questi pantaloni, questi jeans abbastanza larghi, tutti strappati e a vita alta, e questo maglioncino molto semplice e carino, e i pantaloni 20 euro, mentre la maglia €7,99, insomma €8. Ah, ho preso queste scarpe, questa specie di stivaletto anfibio, è troppo bello, è super comodo, e questi li ho pagati €25. E questi erano i miei acquisti dai cinesi in vista dell'autunno, e fatemi sapere se vi piacciono, e grazie di aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao.